Carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti, benvenuti sul canale. Facciamo un altro aggiornamento sul caso di Lorena Paolini, come sapete è la donna di 53 anni, uccisa ad Ostona, in provincia di Chieti, e da ieri, come sapete, è stato inquisito formalmente il marito Andrea Ceri. È un atto dovuto? Sicuramente è un atto dovuto, però le dinamiche sono strane. Lui cosa ci dice? Ci dice che aveva lasciato la moglie in casa come sempre, sempre nessun problema, perché qua partiamo sempre che facciamo discorsi su famiglie impeccabili, in cui non succede mai niente, va tutto benissimo. Ecco, allora lui aveva lasciato questa moglie, per cui andava tutto benissimo. C'era una figlia in casa che dormiva e lui era andato ad un funerale, perché lui era un imprenditore di pompe funebri, e era rientrato, dice, verso le 12:30 e aveva trovato la moglie, così esanime, sul divano di casa. Chiama i soccorsi e voglio dire, quando arrivano i soccorsi lui parla di un malore, però era evidente, almeno secondo i racconti dei soccorritori, che la donna avesse dei solchi intorno al collo, dei solchi che poi si è capito che non erano un soffocamento fatto con le mani, diciamo così, ma mediante l'ausilio di una corda o di un oggetto più o meno simile che l'aveva soffocata. E questo è importante vedere dalla perizia cosa uscirà, perché probabilmente la dinamica è che la donna, che evidentemente si fidava pure della persona con la quale stava in casa, è stata presa da dietro perché non ci sono state grida, nessuno ha sentito niente, specie la figlia che dormiva, che altrimenti si sarebbe svegliata, e quindi la donna è stata sorpresa da dietro e soffocata. Ora vedremo, sembra troppo facile dire è stato il marito, ma per il momento non ci sono altre, cioè non ci sono alternative. Vedremo però, ovviamente lui non è stato arrestato perché si aspetta l'autopsia, perché quelli che sono dei segni sul collo bisogna anche vedere esattamente la natura, come bisogna attendere la perizia informatica sui cellulari sia di Lorena che del marito, quindi l'autopsia, e insomma, e si vedrà insomma di fare tutti i riscontri per avere maggiore chiarezza, perché anche qui, ovviamente, se di delitto trattasi, non è che uno si sveglia la mattina e fa un delitto così, giusto per ingannare il tempo. Certamente vi farò vedere che verrà fuori qualcosa, o legato a una storia parallela, o legata a, non so, un tradimento, un amante, oppure problemi economici, qualcosa deve venire fuori, perché dato che non è stato un ladro che è entrato in casa, perché non è stato toccato nulla, è qualcosa di anomalo, c'è. Qualcosa di anomalo c'è e deve venire fuori, fermo restando che, fino a prova contraria, il marito è solo inquisito per il momento, per carità. Quindi, però, è stato sentito ieri per 2 ore, ha fornito le sue versioni, però stanno indagando i carabinieri sui problemi della coppia. Ora, i RIS che hanno messo sotto sequestro la casa, ecco, l'altro ieri, hanno verificato, come leggo, non ci sia stato nessun apparente ingresso di estranei. Ora stanno vedendo anche con il lumino le altre cose, per
il DNA, ma sembra che non ci sia stato ingresso di estranei. E in particolare, cosa hanno riflettuto i RIS? Che la dinamica del soffocamento improvviso da dietro è una dinamica studiata perché è una dinamica che permette un approccio improvviso, quindi la mancata difesa della vittima, e che non le permette nemmeno di urlare perché l'urlo della donna avrebbe svegliato la figlia. Quindi è stata un'azione improvvisa e forte che l'ha uccisa. Quindi chi ha fatto questo aveva due consapevolezze, a mio modo di vedere. Prima di tutto che non bisognava fare rumore, non bisognava gridare, non bisognava evitare tutto questo perché c'era la ragazza che dormiva e soprattutto che Lorena si fidava di quella persona che stava con lei perché stava lì comodamente seduta al divano. Quindi la dinamica sembra proprio questo, sembra che la donna sia stata colpita di sorpresa. Vedremo. Qualcuno nella trasmissione di ieri, l'estate in diretta, si è domandato perché il marito non è stato posto in stato di fermo. Beh, io vi devo rammentare pure, diciamo, con la recente riforma Cartabia, eccetera, che non è che questi provvedimenti si fanno a cuor leggero, eh. Bisogna che per il fermo, bisogna che ci siano degli elementi molto forti, ecco. Io sono sempre, quasi sempre contro la carcerazione preventiva, perché in Italia non solo vige la presunzione di innocenza, ma quando non è proprio necessaria bisogna stare liberi fino al terzo grado di giudizio. Poi, se c'è il pericolo di fuga, l'inquinamento delle prove, sì, magari per un breve periodo, ma bisognerebbe evitarla. Quindi, in questo caso specifico, io credo che soprattutto bisogna evitarla perché bisogna attendere i dati dell'autopsia che oggi inizierà, verrà conferito l'incarico oggi, quindi proprio stamattina. Poi non lo so i tempi, se ci vorranno 2 o 3 giorni. Comunque i primi risultati certamente si sapranno per fine mese. Le perizie sui cellulari sono state già acquisite, ci vorrà un po' di tempo anche lì. E verrà fuori qualcosa, certamente, se tutti i dati convergeranno verso una responsabilità di Andrea Ceri, allora potrebbe scattare anche il provvedimento di carcerazione, perché è ovvio che magari teoricamente vi potrebbe essere il pericolo di fuga, l'inquinamento delle prove, la reiterazione del reato, magari, perché no. Però vedete, l'ennesimo femminicidio. L'ennesima donna, una bella donna, che viene uccisa. L'ennesimo femminicidio. Non è una rapina finita male, no. Quindi un'altra vita apparentemente felice, spezzata. E allora io mi chiedo, io che ho vissuto tanti anni nel sociale, ne ho viste di tutti i colori, quante coppie sono così apparentemente felici. Quanti vivono una felicità di facciata? Ne ho conosciute tante, tantissimi problemi, ho vissuto indirettamente pure, no? Ce ne sono tante, tante. E soprattutto ho conosciuto anche di donne che sopportano per le più svariate ragioni. Da quelle economiche a quelle anche sentimentali, perché giustificano addirittura delle violenze con il fatto di avere un marito geloso, che però magari è nervoso, queste cose qua. Certamente
Ci sono anche delle unioni di convenienza perché magari non si vogliono perdere degli agi, diciamo così in generale, ma si sbaglia perché si sacrifica sull'altare di queste pseudo comodità la propria sicurezza e la propria felicità. Nessuno è felice in una unione in cui non c'è felicità, in cui c'è inganno, dissidio e solo apparenza. Allora io non so questo, per carità, non so se questo è il caso di Lorena Paolini, ma ce ne sono tante. Quindi qua si scava partendo da una vita apparentemente felice. Ho sentito alcune persone che hanno testimoniato l'incredulità, dice no, ma che una coppia, per carità, non possiamo credere, una coppia così affiatata, così una bella coppia, stanno così bene insieme. E ogni volta è così, ogni volta è la solita storia, ogni volta è la solita musica. Allora bisogna scavare in queste vite apparentemente felici, in cui non succede mai niente, in cui va tutto bene, più che bene, e poi pian piano, pian piano, pian piano si scoprono, ma chi è che non ha scheletri nell'armadio? Poche, pochissime persone. Quante coppie vivono di sopportazione? La stragrande maggioranza. La stragrande maggioranza. Le coppie di quelli là, così proprio che vivono empaticamente, che si amano, sono poche, una percentuale, non lo so, non voglio quantificare, ma poche. Quindi, quando avvengono queste tragedie, è perché maturano lentamente in un quadro in cui ci sono degli equilibri instabili che vengono sottaciuti, vengono sopportati e poi esplode ogni tanto un caso. E al 90% sono le donne che ne pagano le conseguenze. Donne che pagano magari conseguenza di volere la felicità, la libertà, di volere un'indipendenza, di volere essere riconosciute per quello che sono. E invece no, spesso sono vittime di uomini che sono egoisti in questo. Però questo è un discorso generale che su cui non mi voglio dilungare oltre. Spero che soltanto che per Lorena Paolini si faccia luce al più presto e che venga fuori la verità. Venga fuori la verità, perché non si può morire così a 53 anni all'improvviso. Un 18 di agosto di una giornata di sole normale, senza apparentemente alcun motivo. Grazie, condividete il video, vi voglio bene, un abbraccio a tutti quanti voi.